belle e monumentali di Spoleto. Un paese che cammina, dipinto sul corpo di una bella ragazza, è quanto si è visto a Scheggino in occasione della mostra mercato di prodotti alimentari e artigianali di eccellenza del territorio La Quarta, movimentata da una spettacolare dimostrazione di body painting. La giovane modella spoletina Maria Vittoria Araldi ha messo il suo corpo letteralmente nelle mani dell'artista Valeria Amatiello, che l'ha percorso in lungo e in largo con il suo pennello dipingendo uno splendido panorama del borgo, che poi la bella Maria Vittoria ha sfoggiato passeggiando con la grazia di una ninfa per i vicoli del paese sulle sponde del fiume Nera. Maria Vittoria Araldi non è nuova a questo genere di performance, avendo già lavorato come modella e indossatrice per marchi di abbigliamento ed e-commerce. Alla domanda perché lo fai, ha sfoderato un sorriso radioso. Mi fa sentire bella, la sua risposta, per poi allontanarsi con passo elegante, perla fra le perle di questo spicchio di Valnerina. Oh, 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 oh
Vallo di Nera, l'antico Castrum Valli, considerato fra i borghi più belli d'Italia, ha compiuto 800 anni lo scorso 23 settembre. Il suo certificato di nascita, un'antica pergamena concessa in prestito dall'Archivio di Stato di Spoleto al Comune della Valnerina, resterà esposta al pubblico fino al 31 ottobre presso la Casa dei Racconti. È proprio sulla pergamena vergata a mano nel lontano 1217, sotto la supervisione di un notaro, che si è incentrata in occasione dei festeggiamenti di sabato 23 e domenica 24 settembre una sfarzosa rievocazione in costume, sottolineata dalle salaci quartine del giullar cortese Gianluca Foresi, che ha presentato uno per uno al momento del loro ingresso nella piazza principale del borgo le rappresentanze in costume di molte località dell'Umbria convenute a Vallo per festeggiarne il compleanno. In particolare erano presenti delegazioni provenienti da Trevi, Poggiodomo, Montefalco, Bevagna, Spello, Gualdo Tadino, Ferentillo, Arrone, Narni, Monteleone di Spoleto, che hanno sfilato per i vicoli del centro storico, introdotte da un giovane del posto con in mano una pianta di melograno, simbolo di pace fra i popoli, nella fattispecie tra Spoleto e Vallo. Corpetti di pizzo, strascichi di velluto, chiarine, stendardi e danzatrici storiche hanno fatto rivivere atmosfere medievali nel dare vita a una festa ben riuscita, di colori, profumi e sapori d'altri tempi. Il sindaco di Vallo di Nera, Agnese Benedetti, padrona di casa, ha introdotto i momenti più suggestivi della cerimonia, a partire dall'arrivo in piazza di una torta gigantesca con l'effigie del borgo. Nell'occasione ha voluto sottolineare, non senza un pizzico di comprensibile emozione, la magia di questo piccolo grande borgo, ricco di storia, arte e bellezza.
mentre i tamburi adesso si sono tacitati, altri senz'altro vessillo, ma del pubblico non sento alcuno strillo. Dietro s'avanzano in volo adesso, valicando pure l'arco, la rievocazione storica del 300 di Santa Anatolia de Marco. Cornelia si metteranno un po' accanto a quella sedia, perché purtroppo, amici miei, voi siete tanti, ma siete molto di meno dei figuranti. Ci stanno in verità i rappresentanti di due città e vengo adesso io con grande inchino ad introdurvi Cascia e poi Svegino. Thank you.
guarda che belle damigelle che c'è. La mia rima qui si spreme perché le popolazioni ve le voglio presentare tutte insieme. E allora adesso, per augurarci buona fortuna, le frazioni ve le presento ad una e lo squillo delle chiarine sarà fatto una volta sola, perché sennò poi la principessa la si sgola. Piedi la costa, manco a farlo apposta, e qui che viene un certo da lontano, seguirà pure quella di Meggiano. Al fine in vero faccio appello a farvi conoscere Montefiorello, e mentre qui io sto in questo interno, vedremo anche quelli di Paterno. Ma sperando che la rima non si inceppa, vedremo scorgere da lassù quelli di Geppa, e alla fine, o mio caro pubblico fraterno, ci saranno pure, come ho detto, piedi Paterno. Suo telefonino per vedere tutto quanto ancora meglio, il pubblico vedo che è ancora sveglio, e lo stendardo e il vessillo vedi svetta, anche l'ultimo che viene in maniera perfetta, e cercherò di descriverlo in una maniera ancora più forbita quando avrà finito di fare la salita. Lo scorgo e io ne vedo anche la corona, è lo stendardo e il vessillo che qui si posiziona, perché questa organizzazione in ver funziona, ed eccolo adesso che viene qui e avanza e farà l'ingresso in questa nostra nobile stanza per poter far vedere qui, prima che tramonti la sera, il grande gonfalone del comune di Vallo di Nera. Lo spettacolo ahimè è già, ma vorrei che voi deste il benvenuto che verrà a salutare tutti quanti voi venuti quivi come prenci e come eroi, venendo adesso al tempo presente, il principale e nobile attendente di questo borgo che quivi senz'altro spera abbiate gradito, intendo il sindaco de Vallo de Nera. E allora in questo momento cedo la parola a che costei con la fascia sta lì da sola, perché vorrà in questo momento, dove si rievoca quel lontano tempo che ormai è passato l'Ottocento, darà a voi il benvenuto e lo ringraziamento. Festeggiare questo speciale compleanno e ringrazio tutti quanti, veramente tutti presenti, dai figuranti dei cortei storici a tutti voi che siete arrivati a Vallo di Nera, e mi scuso se siete scomodi, ma noi siamo piccoli anche nelle piazze. Vi ringrazio tantissimo, è un grande gesto d'amore che state facendo per questo piccolo comune che ha una grande storia e che vuole ancora continuare a vivere. Grazie mille, tornate a visitarci, e grazie Giuliano Cortese di queste bellissime parole. Lei sembra quasi uno di noi, sa comporre rima benissimo, io non pensavo così bene. Ringrazio tutti i nostri collaboratori comunali, i dipendenti, i ragazzi del servizio civile, tutti i volontari
che anche loro si uniscono con me a ringraziamento. Tolgo subito di mezzo, perché è talmente bella l'atmosfera che si è creata questa sera in questa piazza. Anche il fumo si sente, si vede, si percepisce, che non voglio guastarla proprio io. Lascio la parola quindi a Gianluca, che è bravissimo, per annunciare, immagino, le canzoni. Sì, lei ha detto bene, e come quelle somme fattrici ringraziamo questi amici che già così in modo piuttosto detto al prossimo momento della festa ci ha introdotto. Lo storico Anzano Fabbi ha pubblicato un libro sulla storia dei comuni della Valnerina, e sin da allora c'era la data della fondazione di questo luogo, 23 settembre 1217. Ecco, noi era qualche tempo che aspettavamo questa data per poter festeggiare insieme questo compleanno, che sono ormai 800 anni, e quindi in questa occasione abbiamo organizzato tutta una serie di eventi dal punto di vista storico-artistico, convegnistico e anche folcloristico, che si concludono qui in Piazza Santa Maria in questo pomeriggio. Ormai dalle cucine sottostanti, è il momento che io con voi sia clemente e faccia sollazzare il vostro apparato digerente. E quindi allora, cotenne, prosciutti e formaggi, ce ne avrete tanti in questi mille nostri paraggi, ma poi, prima di abbandonare ogni nostra porta, ci sarà per festeggiare pure la torta. Grazie, e buon procedimento a voi, amici e messeri cari, vi saluto per la rievocazione, si spengono i fari, grazie. Allora, sono convenuti qui questa sera rappresentanze di vari gruppi folcloristici del territorio circostante, a partire da Cascia, Monteleone, Poggiodonna, Santa Maria di Narco, Scheggino, Ferentillo, poi abbiamo avuto rappresentanze di Narni, di Trevi, di Bevagna, di Gualdo Cattaneo, quindi abbiamo avuto tantissime persone che si sono date da fare per organizzare questa manifestazione, e tutti hanno contribuito con i loro costumi, ecco, mi dimenticavo anche Poggiodonna, eccetera, con i loro costumi hanno contribuito a rendere più bella la manifestazione. E poi adesso sono tutti invitati a mangiare presso gli stand gastronomici tutte le specialità tipiche del territorio, tutti i prodotti tipici che noi cerchiamo sempre di valorizzare in ogni occasione e in ogni manifestazione che si svolge qui nel nostro paese. Thank you.
tutti e auguri a tutti voi. Viva la Vallerina, viva l'Umbria e viva Castrumballi. Di un compleanno straordinario, siamo testimoni. Allora, quando non era questo il coltello, era questo. Ecco. No, quello era il coltello del prosciutto, questo. Aspetta. Cominciamo? Senza di... 3, ecco loro, voi due, Erika vieni. 3, Erika, stappiamo, soffiamo. Ah, le candeline non ci abbiamo messe. 3, 2, 1. Spoleto, città delle fontane, nell'acqua è scritta la sua storia. A raccontarcela Silvio Sorcini, autore insieme a Manuela Musco del libro Bibe Viator, le fontane di Spoleto, pubblicato da Era Nuova nella collana Storie e Microstorie. Un viaggio inedito che riserva sorprese e svela curiosità e aneddoti legati a queste gocce di storia, alcune delle quali sono monumentali opere d'arte. Partendo dal Centro Alto si snoda un percorso di perle che Sorcini ha studiato e di cui ci restituisce frammenti documentali. Un ritorno al passato della città ducale impresso negli stemmi e nelle date che campeggiano su certi bassorilievi posti ad ornamento delle fontane. Tante fontane sono senza acqua e necessitano di interventi di recupero. Per alcune già in cantiere, come per la fontana di Piazza del Mercato, oggetto di un project in financing basato sull'investimento misto pubblico-privato. E poi c'è il Mascherone, la ciclopica facciona di pietra in Piazza Campello che disseta da secoli il viandante di passaggio o lo spoletino di turno. Per finire con il putto con delfino nel giardino privato della residenza d'epoca Palazzo Leti, che incanta per la delicatezza della fattura, in un ambiente da favola con affaccio sulla chiesa di San Pietro e la sagoma di Monteluco. Un viaggio alla scoperta delle fontane di Spoleto, alcune delle quali meriterebbero maggior cura e manutenzione. Questa fontana è una delle più belle monumentali di Spoleto. Anticamente era posta di fronte a Palazzo Mauri, l'attuale sede della biblioteca. È stata spostata e collocata qui in largo Muzio Clementi per ragioni di viabilità, era troppo ingombrante. È composta di 3 vasche, le 2 laterali probabilmente avevano la funzione di abbeveratoio. È ornata da uno stemma purtroppo non molto leggibile e l'acqua usciva anticamente dalla proto melonina posta al centro in corrispondenza della vasca centrale. Attualmente l'acqua esce da questa fontanella laterale, da questa cannella, anticamente usciva da quel bel leone in pietra e come tante altre fontane di Spoleto meriterebbe una più accurata manutenzione, quantomeno una pulizia. Dalle caratteristiche costruttive sembrerebbe essere seicentesca. Thank you.
Siamo in Piazza della Libertà. Questa fontanella è allocata in una nicchia nella facciata di quelle che una volta erano le scuderie di Palazzo Ancaiani. L'acqua esce da una testa di satiro e sopra c'è una bella conchiglia. È curioso che l'altezza della fontana è tale da risultare estremamente scomoda per essere utilizzata dai passanti, dai viaggianti e anche dagli spoletini. Sarebbe forse opportuno sistemare anche provvisoriamente un piedistallo per renderla più agevole. Probabilmente l'altezza anomala della fontana deriva dal fatto che era utilizzata come abbeveratoio per i cavalli, infatti è ad altezza giusta per la testa di un cavallo. Ci troviamo in Via dell'Angelo, uno dei tanti caratteristici viottoli di Spoleto. Questa fontana è una delle più antiche di Spoleto, è cinquecentesca, è ornata dallo stemma della famiglia Leti, perché qui c'erano le casse della famiglia Leti che poi ha costruito il palazzo della Bonifica. L'acqua esce da una testa di satiro, probabilmente più tarda, e si riversa su una fontanella monolitica. Qui siamo in Piazza Fontana, c'è una fontana, ma la piazza è dedicata in realtà a Pietro Fontana con palominiere di Spoleto. Questa è chiamata Fontana dei Maccabei e l'etimologia non è ben chiara. Probabilmente è composta assemblando i pezzi della vecchia fontana che era allocata a Piazza del Mercato. Era collocata prima in Piazza Fiaggiani, poi è stata spostata qui e non a caso siamo in Piazza Fontana e il luogo è idoneo per questa bella fontana. Siamo all'inizio di via Monterone. Questa fontana inizialmente era posta in via Fontesecca, poi la vena d'acqua si è inaridita, da qui il nome Fontesecca, e è stata spostata qui presso Palazzo Mauri in sostituzione della precedente che è stata ora collocata in largo Muzio Clementi. La data che è apposta sulla fontana non è la data di costruzione della fontana, ma è di pertinenza di un portale da cui è stato tolto questo ornamento. Questa è indubbiamente una delle più famose fontane di Spoleto. Siamo in Piazza Campello. È la fontana del Mascherone. Nell'attuale configurazione risale al 1736 come data commemorativa, con stemma di Papa Clemente XII, e ai lati c'è lo stemma di Spoleto. Vicino c'è una fontanella ancora oggi molto utilizzata per bere, e sopra c'è una targa commemorativa che riporta la data 1642. La data 1642 è probabilmente relativa alla fontana che era precedentemente qui al posto del Mascherone. Siamo nel giardino di Palazzo Leti, in via degli Eremiti, attualmente è una residenza d'epoca. Qui c'è questa graziosa fontana con l'acqua che zampilla dalla testa del delfino, tenuta aperta da tutto.
Pietro, che è la bellissima vista su San Pietro. Poi sempre in questo giardino all'italiana in fondo si trova anche un bellissimo Linteo.